Eccoci qui come sempre dal mio studio, cerco di introdurre la settimana che sta per iniziare e tuttavia questa volta non prendo spunto dai testi liturgici, voglio piuttosto parlare a tutti, voglio parlare ai fedeli, voglio parlare ai genitori del catechismo, voglio parlare alle catechiste, voglio parlare agli operatori parrocchiali, insomma a tutti voi, a tutta quanta la comunità. E vorrei parlare un attimo con voi del periodo particolare in cui siamo. Certo, penso che tutti l'avevamo già messo in conto, che non sarebbe stato un anno come gli altri. Penso che tutti alla ripartenza del nuovo anno pastorale non siamo partiti privi di domande, ma con tanti dubbi nel cuore, forse qualcuno anche con qualche angoscia. Qual è il nostro compito? Qual è il compito della Chiesa? Ecco, io penso che tutti noi, sacerdoti, catechiste, genitori, tutti noi, gente comune che ha però tante relazioni con tante altre persone, dobbiamo far brillare anche in questo momento la speranza cristiana. Ecco perché credo che il nostro compito fondamentale sia quello di non cadere nella emotività esagerata. Sento che qualcuno vive questo. E sento che questa emotività esagerata porta a prendere decisioni che non sono giuste, decisioni che non sono eque, ma soprattutto porta a chiusure che non sono cristiane. Come pure penso che non dobbiamo cedere alla logica dell'allarmismo. Intendo dire che qualsiasi genitore che ha accompagnato il suo bambino a scuola si sarà chiesto: ma cosa succederà quando toccherà alla classe di mio figlio entrare in isolamento preventivo? Penso che sono domande che tutti ci siamo fatti dal momento che, con un po' di sana capacità di realismo, tutti ci siamo detti: beh, prima o poi queste cose capiteranno anche a me. Ecco, io vorrei che non si cadesse nell'allarmismo, ma che si continuasse a sperare, che si continuasse a credere. Il nostro compito, guardate, è quello di sapere che siamo presi per mano dal Signore, sul serio, veramente. Certo, il Signore non interviene con la bacchetta magica a debellare le cose negative della vita, questo lo sappiamo molto bene, e tuttavia, anche se non passano immediatamente le cose negative che gravano la nostra esistenza, non per questo dobbiamo concludere che il Signore non ci ascolta, tantomeno dobbiamo concludere che siamo abbandonati. Il Signore dunque ci accompagna giorno per giorno, passo a passo. E allora va bene la prudenza, che è una virtù cristiana, ma non l'allarmismo. Vanno bene quella sorta di precauzioni che siamo invitati tutti ad avere, che conosciamo molto bene, e per i quali tutti dovete dare adito che la parrocchia, anche grazie a tanti di voi, ha fatto tanto. Abbiamo rispettato ogni norma, ogni protocollo, anche nelle cose più minime. E penso che sia questo il criterio giusto per dire: ma andiamo avanti così, sapendo che dobbiamo convivere con questa situazione, sapendo che i cristiani non sono gente che si rinchiude in se stessa, ma anche nel momento della difficoltà, anche nel momento del pericolo, offre segni di accoglienza, di ospitalità, di apertura, perché si sente consolata da Dio, perché si sente presa per mano da Dio, perché si sente presa per mano dalla Madonna. E noi abbiamo invocato la Madonna tanti giorni in questo mese di ottobre, tutti i giorni cerchiamo di vivere il nostro cammino di fede. E allora, alla domanda di chi mi dice: perché non interrompiamo il catechismo? Alla domanda di chi propone: perché non interrompiamo noi le messe e non torniamo ancora allo streaming? Alla domanda di chi dice: ma ha senso benedire le case in un momento di questo genere? Io rispondo così: sì, ha senso. Ha senso se ci crediamo sul serio. Ha senso se per noi la fede non è una cosa da mettere all'ultimo posto della vita. Hanno senso queste cose se noi vogliamo sentirci protetti da Dio. Ha senso che noi ci troviamo per pregare. Ha senso che noi ci troviamo a celebrare la messa. Anzi, mi verrebbe da dire, bisognerebbe trovarsi una volta in più.
Bisognerebbe prendere sul serio l'invito a dire, ma forse almeno un giorno feriale io potrei dedicarlo all'incontro col Signore nell'Eucarestia. Ha senso fare il catechismo? Sì, io voglio che mio figlio, mia figlia conoscano questo Signore che ci accompagna. Anzi, voglio che lo conoscano un po' di più in questo momento di pandemia. Voglio che lo conoscano un po' più da vicino, perché quello che ci dovrebbe insegnare questo momento è proprio questo, che da soli non possiamo fare niente, che abbiamo necessariamente bisogno dell'aiuto di Dio. Certo che vado a benedire le case, anch'io sono preoccupato per me e per i miei confratelli. E non c'è giorno che esca per la benedizione delle case dicendo: Signore aiutaci, Signore sostienici, Signore tieni in salute Don Andrea e Don Germano, magari anche me. Certo che lo chiedo tutti i giorni, ma cosa dobbiamo fare? Devo lasciare le mie pecore prive di questo segno di vicinanza? L'arcivescovo ha parlato molto chiaro, ma non è solo obbedienza, è anche il mio sentire. Ha ragione l'arcivescovo Mario a dire che dobbiamo farci prossimo, con i rischi che si corrono. Certo, ripeto, non da stupidi, con le precauzioni che devono contraddistinguere questo tempo, ma va bene, queste cose si mettono in conto. Ma diamo segni di vicinanza. Diamo segni di presenza. A me piace passare di casa in casa. Sono accolto normalmente molto bene. C'è chi ci accoglie dai terrazzi, c'è chi ci accoglie dietro un vetro per precauzione. Va benissimo, sono contento però che si accolga non tanto la persona del sacerdote, quanto il Signore che la benedizione del sacerdote vuole portare, che la benedizione del Signore concede di trovare. Ecco cosa dobbiamo fare. E allora io direi: basta con gli allarmismi, basta improntare la vita su continue emozioni che cambiano, cambiano continuamente perché questa è la natura delle emozioni. Basta, rimaniamo fondati in Cristo, attenti alla realtà, svegli, con gli occhi aperti, intelligenti, ma gente che si fida di Dio. Ecco cosa vorrei vedere nella mia parrocchia, ecco cosa vorrei vedere nella mia comunità pastorale. Ecco cosa vorrei vedere da chi con me crede, spera, lotta, si preoccupa per il tempo, ma soprattutto vive. Io penso che quest'anno, difficile, complesso, inedito, possiamo dire qualsiasi cosa, ma sia stato comunque un anno bello, perché il Signore ci ha accompagnato. Vorrei però chiedere a ciascuno di voi. E noi vogliamo lasciarci accompagnare dal Signore. Se è vero che il Signore ci prende per mano, noi raccogliamo davvero la mano tesa verso di noi? Forse dobbiamo dirlo non sempre. Ecco perché dobbiamo essere più pronti, ecco perché dobbiamo essere più attenti, ecco perché dobbiamo cercare più segni di fede. Allora mi raccomando, un catechismo in più, una messa in più, una preghiera in famiglia in più, un rosario in più, per sentirci presi per mano da Dio. E oggi concludo con la mia benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.